Mauro Conte, tecnico della Limentina, campione regionale del campionato di eccellenza, al termine della finale vinta 2-0 contro l'Ambrosiana. Mister, una stagione naturalmente fantastica per voi, culminata direi con questa che è stata la ciliegina sulla torta di questo campionato, gara portata a casa anche direi meritatamente, insomma un po' le sue impressioni al termine di questa stagione. Abbiamo incontrato una squadra tosta che ha vinto il campionato del girone A. Si è visto che hanno molta qualità, che è una buona squadra. Siamo stati bravi e quasi perfetti in certi momenti. Un applauso alla squadra, ai giocatori, un applauso al mio staff che ha lavorato sodo per tirar fuori questi risultati e un applauso grande anche alla società che mi ha messo questo gruppo a disposizione e mi ha messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi. Quindi un risultato che premia un po' tutte queste componenti e godiamoci questo risultato perché non capita spesso di godere un anno in questa maniera qua. Quindi bene, ce la godiamo e bravi a tutti. Alex Soncin, centrocampista della Liventina, al termine della finale regionale di eccellenza, vinta 2-0. Alex, hai aperto tu le marcature con il gol dell'1-0, poi insomma direi partita controllata, comunque portata a casa meritatamente. Che impressioni da questa stagione, da questa gara? E poi insomma ti chiediamo anche un po' la dedica di quel gol per chi era. Allora, è stata una stagione importantissima, iniziata un po' in punta di piedi, diciamo, ma in gruppo abbiamo capito subito che c'erano le potenzialità per fare qualcosa di importante e si è visto che siamo partiti un po' così così con qualche pareggio, però poi quando siamo partiti è stata una cavalcata impressionante con un gruppo devastante. E un ringraziamento a tutti i ragazzi, al mister, a tutti quanti che mi hanno fatto passare un'annata incredibile. E per quanto riguarda il gol, cioè 2 settimane fa è venuto a mancare un mio cugino in un incidente, e oggi per me era importantissimo fare qualcosa di più del solito e dedicarlo a lui, ecco. Mister Tommaso Chiecchi, tecnico dell'Ambrosiana, al termine della finale regionale di eccellenza, persa 2-0 contro la Liventina. Mister, ci vediamo sempre al termine di una finale persa, insomma, un risultato che comunque non cancella una stagione straordinaria per l'Ambrosiana, però insomma, le devo chiedere cosa vi è mancato oggi, insomma, per portare a casa questo trofeo. Abbiamo fatto una stagione straordinaria, abbiamo finito il campionato con 2 partite a livello di tensione incredibili e forse oggi eravamo un po' scarichi, però penso che i ragazzi hanno fatto la loro partita, io sono contentissimo, devo ringraziarli per sempre, abbiamo trovato una squadra più forte che ha fatto 2 gol e quindi complimenti a loro, però noi nulla toglie al nostro campionato e alla nostra felicità che abbiamo dentro. Federico Cecchini, capitano dell'Ambrosiana, al termine della finale regionale di eccellenza, persa 2-0. Federico, dopo quella di Coppa Italia, insomma, un'altra finale amara, però insomma, l'obiettivo più importante della stagione è stato raggiunto, la promozione in D. Che impressione insomma, da questa stagione e poi da questa partita, insomma, che non è andata come speravate? Purtroppo siamo abituati alle coppe arrivare secondo e non è una bella sensazione, ci teniamo a vincere oggi, ci siamo preparati bene in settimana, comunque complimenti agli avversari perché comunque hanno espresso un gran gioco e quindi peccato, potevamo comunque ecco, trovare il gol, però non siamo riusciti. Comunque una bellissima stagione, il nostro miracolo, un miracolo calcistico perché comunque eravamo partiti con altri obiettivi, ci siamo trovati in Italia dalla prima giornata per il campionato, per la vincita e siamo contenti. Ecco. Noi, peccato per oggi, resta un po' di amaro in bocca, però insomma, non c'è da cancellare tutto quello di positivo che abbiamo fatto fino adesso. Ecco.